Buongiorno, iniziamo la seduta del question time. Iniziamo con la numero 1, l'oggetto 58, presentata dal consigliere Ricci e rivolta all'assessore Chianella. Necessità dell'elaborazione di un master plan per la riqualificazione e la realizzazione di nuovi tratti relativamente alle strade dei comuni di Norcia, di Cascia e dell'intera Valnerina. Necessità del passaggio ad ANAS SPA delle competenze inerenti alla strada regionale 320 Cascia Rocca Porena, intendimenti della Giunta al riguardo. Vorrei raccomandare ai colleghi il rispetto dei tempi per la questione televisiva che sappiamo e che spesso non riusciamo a rispettare. Prego, consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. È l'atto 860 che in parte reinclude anche l'atto 836. È legato agli eventi sismici del 2016 in Norcia, Cascia e Valnerina e fra le priorità, oltre che a quella della ricostruzione, ci auguriamo in tempi rapidi, emerge quella delle strade, sia in termini di miglioramento, manutenzione, riqualificazione e sin anche previsione di nuovi tratti che possano implementare l'area che è stata oggetto del sisma 2016. I tempi della ricostruzione non saranno brevi, prevedibilmente fra 5 e 10 anni, ma questa potrebbe essere anche l'occasione, durante il quadro della ricostruzione, non solo di migliorare le infrastrutture stradali, ma anche di pianificare quei piccoli tratti che potrebbero essere di ausilio alla rete stradale nelle zone della Valnerina. Si intende quindi chiedere alla Giunta regionale se ha in programma di promuovere un piano, un master plan per individuare le strade da riqualificare in questa fase, ma anche in via strategica le strade che potrebbero essere oggetto di nuova progettazione e in inclusione a quanto ho già citato, a che punto è il riordino delle competenze, in particolare il passaggio ad ANAS SPA di alcuni tratti umbri principali che con questa dizione potrebbero essere meglio tenuti in manutenzione e in particolare si chiede se è in itinere il passaggio di competenze della SR 320 Cascia Rocca Porena, un itinerario di circa 18 chilometri particolarmente importante per le aree della Valnerina. Grazie. Grazie consigliere Ricci, prego assessore Chianella. Grazie presidente, grazie consigliere Ricci. ANAS SPA ha espresso la volontà di riacquisire strade ex statali a suo tempo declassificate in attuazione dei DPCM emanati negli anni 2000 e 2001 al fine di ricostituire e migliorare la continuità della propria rete territoriale e contemporaneamente ottimizzare le funzioni di manutenzione e gestione dei tratti di strada limitrofi. Le proposte di riclassificazione dovranno essere condivise preliminarmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 285 del 30 aprile 92. Diciamo che con l'articolo 1 della legge 208 del 2015, cioè la legge di stabilità, in particolare l'articolo 656 che riporta in attuazione dell'articolo 99,2 del decreto legislativo 98-112, la società ANAS SPA è autorizzata a stipulare accordi previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fino a un massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di quell'articolo 1 del comma 68 della legge 27 dicembre 2013 147 come rifinanziata eccetera eccetera. Ora alla luce di questo in realtà la Regione dell'Umbria si è già attivata e nel panorama nazionale è a nostra conoscenza che solo una regione ad oggi ha definito, cioè la Regione Marche, ha definito questo accordo con ANAS. Questa procedura, questo processo ha avuto però un rallentamento voluto in questo caso dal Ministero per un approfondimento probabilmente anche sulle risorse da mettere in campo e però diciamo così costante il rapporto con ANAS per definire questa questione.
Riguardo alle strade indicate dal consigliere Ricci, il Comune di Cascia ha chiesto al compartimento della viabilità per l'Umbria di classificare le strade statali, le attuali appunto strada regionale 320, il Comune di Norcia ha chiesto il trasferimento all'ANAS delle strade provinciali 134 Visso Castel Sant'Angelo, la strada provinciale 136 Pian Perduto, la strada provinciale 477 Castelluccio di Norcia Norcia. La provincia di Perugia, dal canto suo, ha chiesto di classificare come strade statali un elenco abbastanza nutrito, tra virgolette, di altre strade che riguardano la Vannerina, ovviamente, ma non solo, così come anche la provincia di Terni. Quindi la nostra interlocuzione è in corso da parte della Regione dell'Umbria, dell'assessorato che io presiedo, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 2 del nuovo codice della strada, che appunto definisce il carattere amministrativo delle diverse tipologie di strada e la possibilità di classificarle quando costituiscono grandi direttrici di traffico nazionale, congiungono la rete viabile principale dello Stato e quelle degli Stati limitrofi, congiungono tra di loro capoluoghi di regione, ovvero capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti e importanti collegamenti tra strade statali. Allacciano alla rete di strade statali e porti marittimi, aeroporti, centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica. Servono traffici interregionali. Quindi questi sono i criteri previsti appunto dall'articolo 2 del nuovo codice della strada. Concludo dicendo che, considerato che la Regione dell'Umbria ha già iniziato un rapporto con ANAS proprio per addivenire a questo trasferimento, come dicevo sopra, di strade, secondo i criteri sopra enunciati, previsti nel nuovo codice della strada, alla luce degli ultimi eventi si sta approfondendo esattamente il reticolo che interessa la Vannerina. A fronte di tutto quanto sopra, intenzione della Regione pervenire alla redazione di indicazioni prestazionali atte a fornire ad ANAS un utile strumento per l'eventuale elaborazione di un master plan con un'attenzione particolare appunto sulla Vannerina e accelerare questo processo di riconsegna delle strade sopramenzionate. Grazie. Grazie, prego consigliere Ricci per la replica. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, ringrazio molto l'impegno che l'assessore con delega ha preso per quanto riguarda la riqualificazione delle strade, in particolare nell'area della Vannerina e dei luoghi oggetto del sisma 2016. Concludo anche auspicando che il Consiglio regionale dell'Umbria, come peraltro citato in seconda commissione consiliare dai consiglieri Gianfranco Chiacchieroni e Silvano Rometti, possa divenire ad un ordine del giorno che possa sostenere costantemente questo tema, quello della riqualificazione stradale, fondamentale per la ripresa e lo sviluppo socio-economico e turistico del territorio. Grazie. Bene, grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 64. È un'interrogazione presentata dal consigliere Solinas all'assessore Cecchini. Disagi arrecati alla popolazione residente nelle vicinanze dalle emissioni od origine provenienti dal biodigestore di Olmedo in comune di Marciano, dalle relative lagune di stoccaggio e dagli allevamenti zootecnici della zona. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Solinas. Grazie, Presidente. Le problematiche cui fa riferimento l'interrogazione riguardano alcune frazioni nel comune di Marciano, che comprendono circa 2.000 cittadini. È ovvio che, fermo restando l'importanza delle industrie zootecniche per l'economia umbra e ovviamente fermo restando anche che la problematica in questione sono di pertinenza del comune e non della regione, io vorrei sottoporre all'attenzione della Regione, della Giunta regionale, in particolare dell'assessore Cecchini, questa questione relativa a un problema ambientale di fatto di questa area del comune di Marciano, in particolare legata al fatto che l'attività zootecnica, in particolare quella suinicola e avicola, generano problemi di compatibilità negli insediamenti civili siti nelle vicinanze. Nella zona del comune di Marciano di cui si fa riferimento esiste un impianto di biodigestione realizzato per dare soluzione allo smaltimento dei frutti, del quale è stata disposta da alcuni anni la chiusura. Inoltre ci sono anche non è stato attuato uno smaltimento dei reflui
e esistono anche delle lagune di stoccaggio dei reflui zootecnici relativi all'impianto che non sono state, per le quali non sono state avviate le procedure per il relativo svuotamento. Quindi questi miasmi provenienti dal biogestore e delle lagune sono tuttora presenti e provocano forti disagi alla popolazione residente nelle vicinanze. Nonostante le azioni intraprese dal comune di Marciano, gli allevamenti zootecnici nella zona continuano a recare notevoli fastidi in termini di emissioni odorigene, in termini di ambiente, insomma, negli insediamenti civili. Quindi noi, vorrei sottolineare appunto questa problematica mettendo a fuoco eventuali ulteriori azioni volte a ridurre queste problematiche. In particolare esistono delle soluzioni tecniche per ovviare a questo problema di emissioni odorigene e ovviamente chiedo all'assessore Cecchini di attivarsi per sollecitare il comune di Marciano, magari anche non solo promuovendo ma anche sostenendo economicamente le soluzioni tecniche che possano ovviare in maniera definitiva a questo problema che è molto sentito dalla popolazione di cui parlavo sopra e che effettivamente crea grandi disagi. Grazie. Grazie, prego Assessore Cecchini. Sì, ma l'interrogazione in oggetto riporta all'attenzione un tema che è stato molto discusso all'interno di questo Consiglio regionale a partire dal 2010, anno in cui si è iniziato il lavoro per la costruzione, la redazione di un nuovo piano zootecnico regionale e per una corretta attuazione del piano di tutela delle acque, laddove con la misura Q33 e Q34 si aveva la possibilità appunto di dare una mano agli allevamenti, agli allevatori perché potessero continuare ad allevare ma nel massimo del rispetto di quella compatibilità ambientale che è uno dei requisiti indispensabili per qualsiasi produzione, a maggior ragione per quelle produzioni che non solo corrono il rischio di inquinare ma soprattutto danno la sensazione, perché l'odore a volte non fa male ma dà più fastidio di un qualcosa che è più inquinante ma che appunto non disturba i cittadini. Come ha detto il consigliere Solinas, l'impianto non funziona più dal 2009. È dal 2009 che le poche aziende che hanno continuato ad allevare suini in quella zona fanno autonomamente, in base alle normative che la Regione ha messo a disposizione, si fanno carico di smaltire i reflui, quindi senza conferirli più al Consorzio. Ed anche in questo caso il piano di tutela delle acque che abbiamo adottato come giunta regionale a dicembre e che sarà presto in Commissione, quindi anche in Consiglio, dà un contributo per raggiungere obiettivi più avanzati e allo stesso tempo il piano zootecnico ha individuato le migliori tecniche a disposizione sia per l'utilizzo dei reflui sia per la conduzione appunto di aziende vocate alla suinicoltura. L'impianto il percorso che riguarda l'impianto e il futuro dell'impianto è frutto di un piano che il Comune di Marciano naturalmente ha condiviso con la Regione e con ARPA, anche affidando un incarico al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università di Perugia ed ha richiesto alla Regione l'autorizzazione, la proroga per poter continuare ad utilizzare attraverso l'offerta irrigazione i reflui presenti naturalmente dopo il trattamento, quello certificato, quello previsto dalle normative. Quindi in questo caso dovrebbe andare avanti l'operazione seguita costantemente da ARPA. Per quanto ci riguarda come giunta regionale, devo dire come assessorato non sono pervenute segnalazioni negli ultimi anni delle problematiche quali riferisce il consigliere, a differenza del passato. La verità è che noi anche attraverso l'approvazione del piano di sviluppo rurale ci siamo posti l'obiettivo di premiare o di incentivare quel tipo di allevamento che è meno invasivo, che magari è allo stato brado, che dà la possibilità di essere più compatibile con l'ambiente e probabilmente anche di dare produzione di maggiore qualità. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica.
Sì, grazie, mi ritengo sicuramente soddisfatto della risposta dell'assessore. Ovviamente rimane il mio auspicio che venga risolto questo problema in tempi accettabili, perché ovviamente la vivibilità di un ambiente, di un insediamento civile deve essere al primo posto anche rispetto ad altre esigenze, quindi che vengano rispettati i diritti dei cittadini di vivere in un ambiente adeguato. Grazie. Passiamo ora all'oggetto 66, è una interrogazione presentata dal consigliere Smacchi e presentata per l'assessore Cecchini. Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020, intendimenti della Giunta regionale finalizzati al completamento in tempi rapidi dell'erogazione delle indennità compensative riferite all'anno 2015. Prego. Grazie Presidente, sì, come lei ha anticipato parliamo di indennità compensativa, ossia misura 13 del piano di sviluppo rurale. Quell'indennità, colleghi, di fatto che va a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti anche dagli svantaggi in cui si trovano ad operare, proprio al fine di garantire la produzione agricola in zone particolarmente svantaggiate o zone in cui vi è una limitata utilizzazione del suolo, e al fine di garantire il presidio dei territori svantaggiati e quindi di prevenire o limitare l'abbandono dell'attività agricola e lo spopolamento di tali aree. Ad oggi, colleghi e assessore, risulta che il pagamento dell'indennità compensativa relativa all'anno 2015, perché parliamo del 2015, trova delle difficoltà di erogazione e che AGEA, cioè l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, si era presa l'impegno di fornire alla Regione dei supporti tecnici, ma a tutt'oggi sembra che vi siano delle problematiche o delle procedure particolarmente farraginose. In concreto, le somme erogate riferite all'anno 2015 ammontano a circa 11 milioni e 300 mila euro, almeno questi sono i dati che mi sono stati messi a disposizione, pari a circa il 60% del totale, mentre ancora le somme da erogare ammontano a circa 8,7 milioni di euro, pari a circa il 40%. Molte aziende agricole si trovano in grande difficoltà a causa di questi ritardi, in particolare quelle ubicate nelle zone del terremoto, ma in complessivamente tutte quelle che di fatto hanno bisogno in questo momento di uno sforzo straordinario al fine di sostenere la propria attività e la propria crescita. E proprio per evitare queste difficoltà e proprio per evitare che ci siano aziende, fra virgolette, di serie A o di serie B in conseguenza del mancato versamento dell'indennità, che le chiedo, assessore, di capire che cosa sta succedendo e in quali tempi potremmo completare il pagamento dell'indennità compensativa riferita al 2015. Grazie. Grazie, prego assessore Cecchini. Sì, grazie per l'interrogazione che dà modo anche di dare informazioni appunto a quelle aziende che sono in attesa di ricevere il pagamento delle indennità compensative del 2015, e la verità è che la Regione dell'Umbria è stata la prima e anzi l'unica regione d'Italia ad aprire nel 2015 la misura 13 che riguarda le indennità compensative e la misura per l'agroambiente. E solo la Sicilia e la Sardegna ha aperto la misura delle indennità compensative, ma non l'agroambiente. Quindi noi siamo stati la prima regione e l'unica, e questo ha fatto sì che da un lato non ha fatto perdere alcun centesimo alle aziende agricole dell'Umbria, altrimenti se non avessimo aperto la misura nel 2015 non avrebbero percepito alcuna risorsa, ma allo stesso tempo abbiamo pagato le conseguenze del fatto che non erano ancora pronti i sistemi nazionali, forse anche per il fatto che eravamo i primi e gli unici. Ma nelle condizioni attuali, al punto in cui siamo arrivati, comunque siamo nella situazione in cui l'indennità compensativa 2015 erogate direttamente da AGEA attraverso un sistema, la famosa VCM, che è la verificabilità e controllabilità della misura a monte, che consente, laddove non ci sono anomalie bloccanti, di pagare direttamente agli agricoltori. AGEA ha liquidato oltre il 60% dell'importo del 2015. Le aziende che non hanno avuto ancora i pagamenti è perché sono incappate nelle anomalie bloccanti, che non sono altro che anomalie che il sistema riscontra laddove
laddove c'è un difetto, un errore, determinato dal fatto che chi ha compilato la domanda non l'ha compilata nel modo giusto. A volte è sbagliato l'IBAN, a volte magari è scaduto il contratto d'acquisto, e siccome è fatto tutto attraverso il sistema non ti riconosce laddove c'è appunto un qualcosa che non torna e ti blocca. Allora, solo per quelle domande c'è bisogno dell'istruttoria della regione, che naturalmente per farla ha bisogno di inserirsi nel sistema di AGEA che sta predisponendo, ma che a tutt'oggi almeno ci hanno garantito il 14 di dicembre che entro la fine dell'anno sarebbe stato tutto sistemato dal punto di vista del sistema, ma che alloggi appunto non era ancora predisposto. In ogni caso il 14 di dicembre, l'ultimo incontro che abbiamo fatto con AGEA, l'impegno è stato quello di fare in modo di sanare entro gennaio il 2015 e di fare in modo che prima della scadenza della domanda della nuova misura, della nuova annualità 2017, che generalmente avviene entro il 30 di maggio, ci possano essere le liquidazioni di tutto il 2015 e di tutto il 2016, sapendo che laddove la VCM è già stata verificata per il 2015, in questo caso il sistema avvantaggiato perché va avanti di conseguenza. La verità è che forse dovremmo sollecitare, e qui concludo, un po' di maggiore puntualità e precisione laddove vengono formulate le domande o agli imprenditori o ai CA, perché ogni volta che appunto c'è un'anomalia poi è l'azienda che ne paga la conseguenza. Essere, come dire, fare le cose per bene credo che paghi sempre. In questo caso tutti sanno che il piano di sviluppo rurale funziona in questo modo, con il pagamento attraverso il sistema, e quindi fare le cose regolarmente credo che porti beneficio a tutti quanti. Grazie Assessore, prego Consigliere Smacchi. Grazie Assessore Cecchini, come sempre questa è la sua materia, devo dire, e quindi è molto preparata, molto precisa e molto esauriente nella risposta, quindi la ringrazio. La ringrazio perché credo che questo suo modo di dare anche le indicazioni rispetto a quello che sarà l'anno 2016 è prezioso, in quanto le aziende di solito pensano e credono che l'intoppo non sia derivante dalla pratica, dalla loro proposta, ma sia derivante da problematiche burocratiche che incontrano o in AGEA o nella nostra regione. Quindi invece, dato che oggi è stata da questo punto di vista esauriente, credo che tutti possiamo a questo punto prendere atto che la regione anche in questo caso è stata di esempio. Uno, perché è stata la prima; due, perché ha messo in atto tutto quello che poteva fare, e questo comunque ci dà la possibilità di capire che nel 2016 tutto sarà più veloce, sempre che si prendano ad esempio, per evitarli, gli errori fatti nel 2015. L'importante è comunque che nell'ambito dei tempi da lei descritti, quindi gennaio per sanare le irregolarità e entro maggio per completare le erogazioni, se ho capito bene, riusciamo a dare delle risposte certe e concrete a chi in questo momento ha delle difficoltà proprio di sopravvivenza. Grazie. Quindi direi di passare all'oggetto 72, che è invece una interrogazione presentata dal consigliere Liberati, per la quale risponderà l'assessore Bartolini. Eventi sismici dell'anno 2016 e burocrazia. Il caso del sistema di rilevamento FAST, fabbricati per l'agibilità sintetica post terremoto. A due mesi dal terremoto non ancora prenotate nuove abitazioni in emergenza, contributi per la ricostruzione privata legati ad ennesimo esame, ma di tipo AIDES, agibilità e danno nell'emergenza sismica, informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Sì, grazie Presidente. Dunque, con la vicenda terremoto credo che siamo dinanzi al trionfo della burocrazia più inetta, più sciocca, e questa storia delle schede AIDES e FAST lo dimostra. Mi spiego in rapida sintesi. Dopo il terremoto del 24 agosto fu deciso di fare una verifica a tappeto, ovviamente attraverso il sistema AIDES, 4 pagine redatte da esperti, una squadra ridotta ma che comunque in Umbria in 2 mesi è riuscita a compiere
circa 2.300 sopralluoghi, ho qui i numeri, quindi fino al 30 ottobre 2.300 sopralluoghi. Poi la Protezione Civile ha cambiato sistema e è passato alla modalità FAST, FAST in realtà è un acronimo, anche se significa veloce in inglese, per dar luogo a sopralluoghi appunto sintetici di agibilità, due paginette, un rapido corso di formazione presso la Protezione Civile a Foligno, due paginette da riempire con scritto sostanzialmente alla fine agibile, non utilizzabile per rischio esterno. Ovviamente parliamo delle migliaia di edifici che sono stati colpiti dal sisma del 30 ottobre, in particolare decine di migliaia, ma in particolare su Norcia è venuto fuori che in un mese e mezzo, quindi due mesi con l'AEDES, un mese e mezzo con la FAST, due edifici su tre non erano, più di due su tre non sono utilizzabili. Bene, fatto questa FAST, questo schema, seguito questo schema burocratico, adesso alle persone, alle famiglie si chiede di fare una terza analisi, quelli che ovviamente hanno la FAST e dopo il 24 agosto erano agibili o erano nella tipologia C, D, F. Ecco, per tutti costoro si prospetta una terza analisi, l'ennesima. E questa analisi dell'agibilità è una condizione abilitante per quanto riguarda sia la prenotazione delle casette, che quindi dopo il 30 ottobre non sono state prenotate, sia per quanto riguarda poi la futura ricostruzione. Ovviamente siamo ancora totalmente nella fase dell'emergenza, quindi parlare di ricostruzione è quasi chimerico. Detto questo, quindi, si chiede ai cittadini di procedere con il sopralluogo AEDES quando si poteva ovviamente fare subito dopo il 30 ottobre, quindi con una moltiplicazione delle pratiche burocratiche che va a totale detrimento della qualità della vita dei cittadini già colpiti dal sisma. Quindi chiedo, se risponda al vero, che le casette dopo il 30 ottobre non siano state prenotate, perché questo ci risulta, le nuove casette, il nuovo fabbisogno, e conseguentemente quindi non si abbia una chiarezza della necessità a riguardo. Grazie. Grazie, ricordo il rispetto dei tempi, altrimenti andiamo veramente fuori. Prego, con Assessore Bartolini. Bisogna ricordare anche gli elementi che hanno portato al passaggio dalla scheda AEDES alla scheda FAST. La scheda AEDES in particolare e la procedura di rilevamento era stata programmata a seguito degli eventi sismici del 24 di agosto, ma è chiaro che nel momento in cui è arrivata la scossa di magnitudo 6 della scala Richter il 30 di ottobre, i danni sono copiosamente aumentati. Si stima sostanzialmente che a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre solo in Umbria siano 25.000 i sopralluoghi da fare, addirittura nelle Marche 150.000. Da ciò la decisione di arrivare a una procedura semplificata, come lei ha rammentato, consigliere Liberati, che è la scheda FAST, che è una scheda agevole che consente di avere una chiara rappresentazione della situazione al fine poi di poter stabilire quali sono le case agibili, quelle inagibili e quindi poter approntare poi le famose casette e gli alloggi, diciamo, alternativi. Ora, lei tenga presente che in base alle stime della Protezione Civile, se si fosse mantenuta la procedura AEDES, le verifiche si sarebbero concluse nel luglio 2017. Mentre con le schede FAST la stima è che siamo ormai, quindi non è che solo una stima, ormai siamo prossimi alla conclusione e quindi a una possibile perimetrazione della situazione. Poi chiaramente le schede FAST dovranno essere integrate dalla scheda AEDES
con forme di autocertificazioni. Rammento che poi ci saranno i controlli molto severi, è stata fatta anche una convenzione con la Guardia di Finanza al fine di verificare poi naturalmente la veridicità delle dichiarazioni. Quindi noi riteniamo che questo tipo di procedura consente una migliore gestione di una situazione che è comunque una situazione molto pesante. Grazie, prego consigliere Liberati. Grazie. Intanto credo che occorra dirlo a quelle famiglie, a quelle migliaia di famiglie che hanno avuto il sopralluogo FAST, che non basta, bisogna comunicare puntualmente a queste famiglie, e non che lo leggano sul giornale, che devono fare un terzo e forse chissà quale altro sopralluogo. Qui si muore di burocrazia e di abbandono, la situazione su Norcia e zone limitrofe, frazioni eccetera, è molto molto complicata, e devo dire che questo modo di fare da parte della Protezione Civile, ovviamente assecondata da tutti gli enti pubblici, a noi non convince. È vero che ci sono decine di migliaia di case da, come dire, da verificare nella loro agibilità, ma è anche vero che c'era una priorità nelle zone che sono ricche purtroppo di sfollati e che appunto sono nella zona di Norcia, Cascia e Preci. Aver seguito questo sistema ha soltanto raddoppiato i problemi e costringe a prenotare le casette in estremo ritardo, oltre già ai ritardi che si sono accumulati. È una situazione difficile, con inutili attese, un inverno in sistemazioni di fortuna. Grazie. Torniamo adesso all'oggetto 67, un'interrogazione del consigliere Ricci rivolta all'assessore Chianella. Informazioni della Giunta regionale sullo stato dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ex FCU nella frazione di Ponte San Giovanni di Perugia e sui tempi previsti per la loro conclusione. Intendimenti della Giunta medesima volti a sollecitare la rimodulazione del piano del traffico relativamente a detta frazione e alle gallerie del cosiddetto nodo di Perugia. Prego, consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. L'atto 913 riguarda il sottopasso della Ferrovia Centrale Umbra nella zona di Perugia Ponte San Giovanni. I lavori intendono collegare via Adriatica, in particolare con via dei Volumni e via dei Loggi. Il costo base d'asta della stessa opera è di 3,25 milioni di euro e i quadri finanziari afferiscono anche al POR FSR 2007-2013 nel quadro del progetto integrato territoriale. I lavori, peraltro molto importanti non solo per l'area di Perugia Ponte San Giovanni, si dovevano concludere, secondo anche quanto ha scritto nei cartelli di cantiere, il 20 febbraio 2015. È evidente che ci sono stati dei ritardi e si domanda quindi quali possano essere prevedibilmente i tempi di conclusione di questo cantiere molto importante non solo per l'area di Perugia Ponte San Giovanni, ma anche perché può essere utilmente utilizzato nel quadro di una rimodulazione del piano del traffico anche come via alternativa durante i quadri di viabilità problematici che si dovessero verificare nell'ambito del così chiamato nodo di Perugia lungo i tratti delle gallerie. Grazie. Grazie, prego assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie consigliere Ricci. Il progetto di abolizione del passaggio a livello in questione risale in corrispondenza dell'incrocio tra via De Loggi e via Sisana, località Ponte San Giovanni, nasce nell'ambito di un accordo di programma tra Ferrovia Centrale Umbra e lo stesso Comune di Perugia nel 2007 per la valorizzazione del patrimonio ferroviario e l'abolizione di passaggi a livello nel territorio comunale. Occorre precisare che gli impianti di protezione di attraversamento e raso di cui trattasi, ancorché insistenti sull'infrastruttura regionale, sono in realtà di proprietà RFI, in quanto ricompresi nei segnali di stazione di Perugia Ponte San Giovanni. Da un punto di vista ferroviario, tale impianto non rappresentava al momento una criticità,
ma l'istanza di tale abolizione nasceva dall'esigenza del Comune di Perugia di ovviare alle ripercussioni sul traffico stradale locale che ne derivavano. In tal senso venne stabilito, d'intesa con la Regione dell'Umbria, che FCU provvedesse alla progettazione e realizzazione dell'opera di sottopasso, mentre il Comune avrebbe provveduto alla viabilità di raccordo. Su tale base, su tale accordo, la FCU ha predisposto e inviato alla Regione dell'Umbria per la convocazione della relativa conferenza dei servizi il progetto preliminare che è stato approvato nel 2009. Successivamente l'intero progetto è stato inserito nel PIT, predisposto dal Comune di Perugia, approvato dalla Regione dell'Umbria nel 2011. E in tal senso il Comune ha acquisito anche il progetto esecutivo commissionato da Umbria Mobilità facendolo proprio ed integrandolo alla propria progettazione della viabilità di connessione, diventandone di fatto l'unico soggetto attuatore e stazione appaltante. Con determinazione dirigenziale del 30 ottobre 2013 la Regione autorizzava il Comune di Perugia alla realizzazione del progetto esecutivo così come definito. Un primo straccio dei lavori sono iniziati nel 2014 ed hanno comportato la realizzazione dell'opera di sottopasso con le relative rampe di risalita e riconnessione alla nuova rotatoria realizzata tra via De Loggi e via Sisana. Questi lavori si sono conclusi per ciò che riguarda la parte interferente con l'infrastruttura ferroviaria in data 14 settembre del 2014. In questa fase Umbria Mobilità ha svolto la sola funzione di controllo e supporto alla stazione appaltante, finalizzata a garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario con relativo supervisione del collaudo statico necessario alla successiva missione in esercizio della nuova opera. Il secondo stralcio dei lavori, e vado a concludere Presidente, che prevede la pavimentazione della viabilità sottostante, la ferrovia e la sua connessione con via Adriatica a valle, è subordinato alla definizione da parte del Comune di un contenzioso in atto con la società titolare della concessione edilizia di via Adriatica, la quale aveva in capo tra le opere di urbanizzazione anche la realizzazione di quanto sopra. Sarà nostra cura, quindi cura della Regione, anche nell'ambito di un costante rapporto tra istituzioni, sollecitare al Comune di Perugia la rimodulazione del piano del traffico al fine di ottimizzare la viabilità nella zona di Ponte San Giovanni, migliorando il flusso veicolare incidente anche sul nodo di Perugia. Grazie. Prego, consigliere Ricci. Sì, grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Ringrazio l'assessore con delega per le informazioni che ha dato all'Aula in relazione a questo importante progetto che afferisce alla viabilità, direi, regionale di una zona molto importante. Mi auguro che ci sia da parte di tutte le istituzioni incisività nel risolvere il contenzioso in atto, perché questa opera sarebbe davvero importante soprattutto per la viabilità alternativa nei momenti complessi legati al nodo e alle gallerie nell'area di Perugia. Grazie. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto 73, un'interrogazione presentata dal consigliere Carbonari e rivolta all'assessore Bartolini. Fondo immobiliare comparto Monteluce. Grave situazione finanziaria e posizione debitoria collegata della Regione Umbria. Perdita complessiva subita dal fondo e dalla Regione. Informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Ritorno ancora una volta a sollevare l'attenzione di questo Consiglio e dell'assessore Bartolini sul tema Monteluce. Non è la prima volta che cerchiamo di avere notizie definitive sulla situazione complessiva di questo progetto. Allora, il progetto, come sappiamo, anche per fare un piccolo riepilogo, inizia nel 2006 con l'apporto in questo fondo di alcuni terreni, alcuni immobili di proprietà della Regione Umbria, facenti che appunto erano il complesso immobiliare Monteluce di Perugia e il complesso San Giovanni Battista di Foligno. Si prevedono due categorie di quote ed eravamo nel 2006, una quota di classe A che valevano circa 250.000 euro e le quote di classe B che avevano un valore simbolico di 1 euro assegnate agli enti apportanti in proporzione chiaramente al valore dei beni apportati e che attribuivano unicamente il diritto ad una parte del risultato finale. Dopo solo tre anni inizia un'opera di commercializzazione che si conclude con esito negativo e a questo punto l'assessore Vincenzo Riommi propone di riacquistare queste quote.
L'opzione poteva essere esercitata direttamente dalla Regione Umbria per un certo numero di quote, ma anche da un soggetto terzo che da verifiche preliminari sembrava essere fu individuato nella nostra partecipata, che era appunto GEPAFIN. In particolare, chiaramente sono molto perplessa dalla relazione dell'assessore Riommi, che veramente dice delle cose assurde. Io già anche in quell'occasione, nell'altra occasione della precedente interrogazione, ho sollevato dicendo: considerato che dalle percezioni e dai riscontri attuali di mercato è ragionevole supporre che il prezzo espresso si collocherebbe sui circa 170.000 euro. Ora, le percezioni uno le le fa a casa sua. Ricordo che le percezioni in un consiglio regionale con i soldi pubblici non si devono fare, ma si deve parlare di numeri che hanno una base ben chiara e accessibile, comprensibile e certificata. Quindi, detto questo, però, che cosa succede? Succede che in questa area, peraltro, erano presenti degli agenti inquinanti, quindi inizia una certa opera di bonifica che è costata molti, molti ingenti importi alla Regione Umbria. Allo stato attuale noi abbiamo una situazione dove la Regione Umbria, sia per proprietà diretta sia indirettamente attraverso GEPAFIN, al 52% delle quote, considerando che nell'ultima relazione di GEPAFIN si parlava di una notevole perdita, come anche nella relazione sulla gestione del fondo immobiliare, cioè la perdita era notevole. Ora l'oggetto dell'interrogazione è fondamentalmente questa: noi vogliamo sapere, allo stato attuale, a quanto ammonta complessivamente, per costi diretti ed indiretti sostenuti dal Fondo Immobiliare Monteluce, e quindi costi per la costruzione, urbanizzazione dell'area, pagamento di commissioni bancarie, compenso per i gestori, parcelle per i professionisti, interessi bancari, costi di bonifica dell'area. Quindi il costo complessivamente sostenuto dalla Regione per questo progetto. Consigliere, il tempo è scadutissimo. Ho finito. E in più, quali sono gli edifici che la Regione intende acquistare in proprio o per gli enti da essa partecipati? Grazie. Prego, assessore Bartolini. Ha pienamente ragione consigliere Carbonari, che non è la prima volta che abbiamo ad approfondire la questione di Montucci. Io tra l'altro sono molto interessato comunque alla vostra attività di verifica, perché effettivamente questa è una pratica, come abbiamo più di una volta visto, che ha le sue problematicità indubbie derivanti dal fatto che è un'operazione nata nel 2006 e, come abbiamo ricordato, purtroppo è stata investita dalla crisi del mercato immobiliare, che non è un problema solo umbro ma è un problema mondiale. Abbiamo anche visto in commissione che attualmente in effetti la svalutazione delle quote è coerente con la dinamica del mercato. Lei tenga presente, l'ho fatto l'esempio di immobili vicino a casa mia che al tempo erano stati 3.000 euro, oggi valgono 600, con quindi una diminuzione al metro quadro, con una diminuzione dell'80%. Ora, la questione perdita, dico anche, proprio in questi giorni stavo facendo una valutazione con gli uffici, più tecnicamente è una minusvalenza, nel senso che ancora la quota è fluttuante, c'è la possibilità che va giù, ma più di così c'è anche la possibilità, speriamo, per l'economia non solo locale ma nazionale e internazionale, che i prezzi e i valori di mercato ripartano. Comunque, indubbiamente, in questo momento la situazione è quella che è. Allora, io rispetto alla sua dettagliata richiesta, tra l'altro c'erano i giorni insomma dell'Epifania eccetera eccetera, gli uffici proprio oggi hanno richiesto al fondo, che ha dato la disponibilità, a fare una relazione scritta su tutti i punti, e sarà mia cura nel più breve tempo possibile fornirlo. Confermo, perché ho visto che ha nella sua relazione molto dettagliata, ha visto anche le ultime delibere di giunta, chiaramente nell'attività che la Regione ha promosso e sollecitato anche
l'intervento di Ater e di Umbria Digitale. Sono state concluse le procedure di evidenza pubblica, le offerte sono state valutate, adesso dirò anche gli esiti, però al momento ancora una fase di contrattualizzazione non c'è stata. In particolare per quanto riguarda lo studentato, l'immobile che è destinato dal piano regolatore di Perugia allo studentato, è stata svolta una procedura di manifestazione di interesse dal fondo a cui ha partecipato solamente Ater. L'offerta di Ater è stata congruita di 8.300.000 euro. Adesso seguiranno i momenti e verifiche che ci sono e contrattuali. Per quanto invece riguarda Umbria Digitale, come risulta dalle delibere che anche lei ha richiamato, aveva un interesse, ha un interesse perché questo ente in affitto a trovare una nuova sede, ha fatto anche in questo caso la procedura di manifestazione di interesse pubblica con tutte le procedure di trasparenza. Sono state presentate due offerte, una dal fondo e una dall'attuale proprietario dell'immobile locato. All'esito della procedura concorsuale l'offerta del fondo Immobiliare Montelucci è stata ritenuta la più vantaggiosa, e però anche qui ci saranno poi tutte le fasi per verificare la contrattualizzazione. Confermo anche questo, l'aveva già anche questo detto sostanzialmente nella sua interrogazione, che l'ASL già dal 2014 aveva individuato un contratto, il contratto preliminare col fondo per l'immobile, quello che tra l'altro è stato destinato sempre dal piano regolatore edilizia sociosanitaria. Grazie, ricordo che con i tempi siamo fuori, quindi qualche sì. Allora ringrazio, capisco che la pausa chiaramente non è venuta a suo favore. Aspettiamo quanto prima di avere una quantificazione precisa di questo del dettaglio così come l'ho chiesto, e speriamo che anche voi vi facciate promotori di portare a conoscenza non solo del Movimento 5 Stelle ma dell'intera popolazione, degli interi cittadini umbri, del vostro progetto e della situazione generale del vostro progetto. Grazie. Bene, passiamo adesso all'oggetto 74, è un'interrogazione del consigliere Leonelli. È rivolta all'assessore Barberini. Consigliere Leonelli non è in sala? Ah, scusi, ha cambiato postazione. Scusi tanto. Iniziative che la Giunta regionale intende adottare per uniformare a quelle di altre regioni le modalità di somministrazione del vaccino contro il meningococco di tipo B ai fini della gratuità della somministrazione medesima. Prego. Sì, grazie Presidente, ma innanzitutto va fatta una premessa rispetto anche ai numerosi casi di cronaca che riporta la stampa nazionale in questi giorni, che solo una parte sono legate alla tipologia del meningococco di tipo B rispetto appunto ai casi di meningite, e che comunque i sierotipi che circolano più frequentemente in Italia e in Europa sono il gruppo B e C del meningococco. Il vaccino rappresenta oggi l'unico metodo di prevenzione efficace per evitare il contagio e lo svilupparsi della malattia da meningococco, che è chiaramente la meningite che tutti noi conosciamo. Il vaccino contro il meningococco C è disponibile già da molti anni, è inserito nelle vaccinazioni raccomandate del Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale e, poiché è inserito nei livelli essenziali di assistenza, è gratuito. In Italia il Piano Nazionale dei Vaccini 2012-2014, che è l'ultimo in vigore, infatti prevede la somministrazione del vaccino di tipologia C a tutti i bambini in età compresa tra 13 e 15 mesi in concomitanza con il vaccino MPR, morbillo, parotite, rosolia, e agli adolescenti non precedentemente immunizzati. Il vaccino contro il meningococco B, che è invece l'oggetto della interrogazione, al contrario è stato autorizzato solo nel 2013 e quindi per questo non è incluso nel piano vaccinale 2012-2014 né nei livelli essenziali di assistenza. Il vaccino contro il meningococco B può essere somministrato, ma non essendo questo incluso nei LEA e quindi livelli essenziali di assistenza nel piano nazionale vaccini attualmente in vigore, la scelta di somministrarlo gratuitamente spetta alle regioni.
E ciò detto, noi abbiamo un panorama nazionale rispetto al quale solo alcune regioni, mi sembra sei regioni italiane, somministrano gratuitamente appunto il vaccino contro il meningococco di tipo B. Quindi l'interrogazione è rivolta a sapere quali iniziative intende adottare la giunta regionale al fine di uniformare la somministrazione del vaccino contro il meningococco B a quella di altre regioni, così da renderla gratuita per tutti quei cittadini umbri che si vogliano sottoporre. Quindi questa è chiaramente l'interesse della interrogazione, che poi può essere prodromica anche a ulteriori atti promossi in quest'Aula. Grazie, prego Assessore Barberini. Sì, grazie Consigliere Nonelli, mi scuso con la Presidente se la mia risposta occuperà un po' più del tempo che normalmente viene concesso, ma mi sembra che il tema sia particolarmente oggi all'attenzione della nostra comunità regionale. Paradossalmente siamo passati da una sorta di menefreghismo, terrorismo mediatico ad una sorta di terrore, di psicosi su questa questione dei vaccini. Ricordo a tutti noi che la regione dell'Umbria è una delle regioni che ha la più alta percentuale di copertura vaccinale e che nel 2016 non c'è stato alcun caso di meningococco né di tipo C né tantomeno di tipo B nel nostro territorio regionale, e che solo negli ultimi 8 anni ci sono stati solo 36 casi di meningococco di tipo prevalentemente meningococco di tipo C. Sappiamo che i batteri che causano le meningiti e sepsi derivano, sono molteplici, sono per lo più meningococchi, pneumococchi, eccetera, eccetera. Fra questi i più temuti sono quelli di tipo C e quelli di tipo e anche quelli di tipo B. Il meningococco di tipo C è il più aggressivo e non a caso è quello che ha oggi la copertura inserita nel piano nazionale dei vaccini. È un vaccino che viene fatto nella nostra regione ormai a partire dal 2008, quindi tutti i nuovi nati con un'offerta attiva sono coperti con questa vaccinazione, sono anche coperti i dodicenni che non avevano fatto nel 2008 il vaccino perché nati successivamente. Nel frattempo alcune regioni sono andate avanti, alcune regioni hanno fatto anche la vaccinazione contro per il pneumococco di tipo B, e precisamente le regioni che lo hanno adottato sono state la regione Veneto e la regione Toscana nel 2014 e la regione Liguria, Sicilia e Friuli Venezia Giulia nel 2015. Attenzione, sono tutte regioni che tra l'altro hanno una copertura vaccinale inferiore alla regione Umbria. Questo è solo per intenderci. Noi come ci siamo comportati? Nel frattempo dal 2016 è in discussione il Piano Nazionale Vaccinazioni. Piano Nazionale Vaccinazioni, riformato a quello a cui faceva riferimento il consigliere Leonelli, un Piano Nazionale Vaccinazioni che è ormai prossimo all'approvazione, doveva essere un Piano Nazionale 2016-2018, diventerà 2017-2019. Un piano nazionale vaccinazioni che è già stato approvato a livello tecnico e ha già avuto il via libera da parte del tavolo degli assessori regionali alla sanità e che nei prossimi giorni dovrebbe essere approvato. Questo piano nazionale di vaccinazioni cosa include? Conferma la vaccinazione per il pneumococco di tipo C, introduce il pneumococco di tipo il meningococco di tipo B, ma nella sostanza arriviamo quindi che nel primo anno di vita i nostri neonati subiranno nella sostanza ben 7 sedute vaccinali, perché non possono essere fatte congiuntamente. Quindi 7 perché accanto al vaccino esavalente
che già richiede sostanzialmente 3 vaccinazioni, abbiamo anche, inseriamo anche la vaccinazione, viene inserita al Piano Nazionale Vaccinazioni anche il pneumococco di tipo B, che è somministrato con 3 dosi distanziate nel tempo, e viene anche introdotto la vaccinazione contro per il rotavirus, un virus pediatrico intestinale. Sostanzialmente si passa dalle 3 attuali vaccinazioni alle 7 vaccinazioni. Questo è quello che dice il Piano Nazionale Vaccinazioni, questo è quello che l'Umbria farà non appena il Piano Nazionale Vaccinazioni sarà approvato, questo è quello che faremo a partire dal 2017, perché è la prevedibile data di approvazione del Piano Nazionale di Vaccinazioni. Nel frattempo però, nel corso del 2016, accanto al Piano Nazionale, applicazione puntuale con i risultati che ho richiamato nel 2016, risultati di una buona copertura al di sopra della media nazionale, la nostra regione ha anche introdotto la vaccinazione contro il meningococco di tipo B, e in particolar modo è stato viene gratuitamente somministrato ai soggetti a rischio di invasione di infezione invasiva meningococca, e ci sono determinate situazioni, patologie che se certificate dal medico curante, ottengono la possibilità per il paziente, per il cittadino umbro, di fare questa vaccinazione. Non solo, oggi può essere anche somministrato in regime di partecipazione alla spesa, quindi pagamento di una dose ad un corrispettivo inferiore a quello che si trova, che viene praticato normalmente sul mercato, è una dose, è diciamo un corrispettivo che è identico a quello che viene pagato dalle ASL nell'acquisto. E viene diciamo, ecco, fatto dai cittadini, ai soggetti che ne fanno richiesta ai nostri centri di vaccinazione. Nella sostanza però diciamo oggi una copertura anche con il tipo B c'è, con l'approvazione del Piano Nazionale Vaccinazione 2017-2019 sarà esteso anche ai nuovi nati. Grazie. Consigliere Leonelli, io non ho più tempo, però cerco di contenermi nella replica, ma la risposta è stata sicuramente articolata. Quello che è di interesse, credo, per la nostra comunità, per il Consiglio regionale, per noi che rappresentiamo i cittadini, è che si faccia uno sforzo per rendere il vaccino accessibile a tutti, perché chiaramente è un vaccino che ha dei costi, e quei costi spesso possono anche disincentivare magari delle famiglie che sono in condizioni di maggiore difficoltà ad accedere appunto al vaccino, per cui se dovesse essere incluso nel Piano Nazionale dei Vaccini, ben venga, insomma. Non è che qui c'è l'esigenza di chi mette la stelletta per primo, se la mette la Regione o la mette chiaramente lo Stato. Il tema reale però è quella di rendere un servizio comunque importante rispetto al tema delle vaccinazioni gratuito e chiaramente fruibile dalla collettività. Per cui prendiamo atto che c'è prendiamo atto dalle parole dell'assessore che c'è questo intendimento nel Piano Nazionale dei Vaccini, e credo che dovremo monitorare la situazione per capire appunto se questa cosa chiaramente dovesse verificarsi, e soprattutto quando dovesse verificarsi, così che da rendere fruibile e gratuito questo vaccino a tutti chiaramente gli strati della popolazione, senza che per vaccinarsi si debba fare un esborso economico che molte famiglie oggi hanno difficoltà a permettersi. Qui abbiamo il consigliere, il vicepresidente Mancini, che interroga l'assessore Cecchini sul tema condizioni delle acque del fiume Tevere nel tratto che scorre a fianco del parco del Rignaldello di Città di Castello. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego. Grazie Presidente, rinnovo anche il grazie all'assessore Cecchini che ha consentito di aggiungere questa mia interrogazione in calce all'ordine del giorno già tra l'altro chiuso, e ringrazio anche lei Presidente per l'opportunità, perché è giusto ricordarla. L'interrogazione risale ovviamente a qualche mese fa, stiamo parlando del mese di settembre,
erano diciamo comparsi nei quotidiani locali con articoli più volte ripetuti, questioni che riguardavano inquinamento sul fiume Tevere nella parte diciamo nord, che riguarda il comune di Città di Castello e ovviamente anche il comune di Umbertide. Quindi tutto quel tratto era stato diciamo attenzionato anche dall'associazione di pescatori, evidenziando situazioni diciamo quantomeno dubbiose circa la torbidità delle acque fluviali. Lo leggo il testo perché è comunque è molto specifico, è bene ricordarlo per chi ci ascolta. Dunque, premesso che nel tratto del parco del Rignaldello di Città di Castello è presente un terminale di scarico ubicato in corrispondenza della stazione di sollevamento destinato a rilasciare le acque reflue del depuratore, in caso di forte precipitazione non è in grado di recepire. Ricordato che recentemente le acque del fiume Tevere, nel tratto che scorre a fianco del parco del Rignaldello, hanno cambiato in più di un'occasione il loro colore, chiediamo quindi alla Giunta regionale per conoscere quali sono i motivi per cui queste acque, nel tratto che scorre a fianco del parco del Rignaldello di Città di Castello, hanno cambiato in più occasioni il normale colore. E voglio anche ricordare per chi ovviamente ci ascolta che la questione era stata, ripeto, più volte sollevata anche dai tanti appassionati della pesca che giustamente con la loro presenza nel territorio avevano contribuito a segnalare la questione. Grazie Presidente. Ora Assessore l'ascolto. Cecchini. Sì, ma da diversi anni il fiume Tevere nel tratto riguardante Città di Castello è sottoposto ad un programma di monitoraggio finalizzato alla classificazione dello stato di qualità ambientale. In particolare nel triennio 2013-2015 è stato classificato in classe sufficiente. Riguardo alla richiesta che ha formulato il consigliere Mancini, l'assessorato ha chiesto alle informazioni sia all'ARPA Umbria che all'ATI 2. A tal proposito l'ATI 2 ha precisato che nella zona del parco del Rignaldello è presente uno scarico derivante dal troppo pieno del pozzetto di sollevamento fognario che adduce i reflui al depuratore di Città di Castello in località canonica. Tale scarico serve per preservare il buon funzionamento idraulico del sistema fognario e si attiva allorquando le portate addotte siano superiori alla portata massima per le quali sono state al tempo dimensionate. Si fa riferimento a 4 volte la portata media. Lo sfioratore e conseguentemente il relativo tubo di scarico, regolarmente autorizzati, sono pertanto dispositivi necessari considerando che il sistema fognario è di tipo misto, e cioè sia per le acque bianche che per le acque nere, e visto anche il notevole apporto di acque bianche derivanti dal reticolo idrografico di monte. Inoltre, tale scarico è stato oggetto di sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'ARPA, dal Corpo Forestale dello Stato e congiuntamente da Umbria Acque. Ed anche in tale occasione lo sfioratore non era attivo e non erano visibili segni di recente sversamenti tali da far prefigurare anomalia di funzionamento dello stesso. ARPA Umbria inoltre ha comunicato quanto segue. Tale condotta è già nota all'Agenzia in quanto oggetto di precedenti sopralluoghi e controlli. E come da protocolli, nel corso dei sopralluoghi si sono verificati anche la presenza e lo stato delle suddette della fauna ittica e dei macroinvertebrati. Non sono stati riscontrati elementi che possono far risalire al suddetto terminale di scarico per eventuali danni all'ecosistema fluviale, sia in prossimità della stazione di sollevamento che nel tratto del fiume Tevere a valle del parco di Rignaldello. Inoltre, nel corso dei sopralluoghi non sono stati notati anomali cambiamenti di colore né nel tratto attiguo al parco di Rignaldello né in tratti più a valle. L'attenzione costante dell'Agenzia verso il fiume Tevere nel territorio comunale di Città di Castello è confermata dalla presenza di una stazione di monitoraggio in continuo
posta in vocabolo Spadina, a sud dell'abitato Tifernate, che fornisce un valido ausilio nel rilevare eventi anomali a carico delle qualità delle acque. Questa è sintesi della relazione che ci ha fornito sia la T2 che, l'agenzia, che l'ARPA, e che appunto testimoniano che in tutti i sopralluoghi effettuati, ma anche in base a quanto trasmesso dalla centralina che costantemente misura, non si sono verificati fenomeni che vanno fuori dalla norma, dalla regola. Mi sfugge se a volte, credo di rado, il colore dell'acqua possa essere risultato più accentuato rispetto al solito. Grazie, prego Vicepresidente. Dunque, Mancini. Per quanto riguarda la risposta, grazie Presidente, per quanto riguarda la risposta dell'assessore Cecchini sul tema, avendo risposto in maniera tecnica, mi ritengo soddisfatto. Chiedo all'assessore Cecchini se gentilmente può mettere a disposizione del sottoscritto la sua risposta, perché è interessante di un'ulteriore iniziativa politica che penso che debba coinvolgere, se non sbaglio, la T1, non la T2, perché la zona di Città di Castello non appartiene alla T1, mi viene il dubbio. Ma comunque, se la questione acque e rifiuti dovrebbe essere insieme, dovrebbe, credo, AT1. Comunque, per quanto riguarda la questione, è interessante capire che... infatti immaginavo che fosse autorità unica, quindi... dal punto di vista tecnico mi viene il dubbio che, come lei ha riportato, che la necessità, diciamo, di far confluire sia le acque bianche che le acque scure, ovviamente quando ci sono situazioni di forti piogge, nel depuratore che non riesce tecnicamente a gestire, le due cose finiscono ovviamente nel fiume. Capisco che è impossibile tecnicamente prevedere per tempo questi eventi, tuttavia potrebbe essere, diciamo, previsto un piano regionale straordinario che metta in condizione che il depuratore della Calonica di essere migliorato e sviluppato, considerando che quel depuratore a suo tempo proprietà del comune di Città di Castello e poi entrato a beneficio di tutti gli utenti, quindi di Umbria Acque, venga diciamo a questo punto rivitalizzato, reinvestendo e pensando a nuove forme di investimento per migliorare, diciamo, dal punto di vista di scarico, una condizione che effettivamente e oggettiva si è manifestata. Quindi, come lei stessa aggiunge, cioè dal punto di vista tecnico nulla eccepisce la sua risposta, dal punto di vista, diciamo, di programmazione politica potrebbe essere interessante nei prossimi mesi anche diciamo su sua iniziativa diciamo coinvolgere il Comune di Città di Castello, ovviamente ARPA, ma anche a questo punto anche Umbria Acque, per fare una progettazione, diciamo un tavolo tecnico per migliorare questa situazione che, ancorché eccezionale, comunque pur sempre si manifesta. Grazie Assessore, grazie Presidente. Bene, abbiamo concluso la sessione del Question Time, quindi sospendiamo per 5 minuti. Prego.